Grazie mille a tutti e grazie di nuovo a Giovanni Rana per essere venuto ospite a Tintoria. Grazie, grazie Giovanni, grazie anche del libro che mi hai mandato, non lo conoscevo, ora me lo spizzo, come diciamo noi giovani. Grazie mille Giovanni e di nuovo complimenti, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Figo, eh? Un grande. Fa pure ride. Fa ride. Certo, se mi mandava un tortellino magari. Vabbè, ma quelli costano anche poco. No. Senti, prima che vai, mi serve un parere. C'ho un dubbio. Io devo caricare un video di me che faccio stand-up su YouTube. Solo che è l'intro del mio spettacolo. Cioè, sono i minuti iniziali dello spettacolo che porto in giro, capito? Però dici, te lo bruci, dici così, c'è un po' sto rischio. Allora sì, questo è il mio dubbio è proprio che me lo brucio, però noi non stiamo girando, cioè non stiamo andando in giro a fare gli spettacoli, quindi preferisco, forse, capito, mettere sto video, creare un po' di movimento, così poi quando riaprono gli spettacoli... No, dici, perché sennò poi si dimenticano di noi e siamo costretti poi a fare i lavori che facevamo prima. Esatto, fare questo, considera che questo se qui. Questo video non va bene, io quasi sicuramente devo tornare a fare il cameriere. Che poi tu, tra l'altro, eri anche un bravo cameriere. Io, tra l'altro, sono un bravo cameriere. È molto sottovalutato il cameriere come lavoro. Non è facile. Io sono un bravo cameriere perché l'ho fatto per un sacco di anni. Ho cominciato a 19 anni a fare il cameriere. Sono andato all'estero, finito il liceo. Ho detto, vabbè, non so che fare, non volevo fare l'università. Vado all'estero, mi imparo una lingua. Cioè, ho 19 anni, vado a Parigi. Lavoro e imparo il francese, e per imparare il francese mi sono fatto assumere da un ristorante che si chiamava La Solita Taverna Italiana, e il proprietario ovviamente era cinese. Proprietario cinese, staff cinese, soltanto i cuochi almeno erano filippini. L'unica cosa italiana sul menù ero io che lo portavo. Eccolo, riso alla cantonese, però detto così, sembra un po' italiano? No, non ci casca nessuno. Però, visto che ero l'unico italiano in quel posto, il proprietario, che era un franco-cinese malvagio, e non so se era il lato francese o il lato cinese a renderlo malvagio, diciamo quello francese, che il razzismo sui francesi per qualche motivo si può fare e ci fa pure ridere. E giù tutti a ridere. I cinesi invece sei razzista se dici le cose. Però qui ci hanno pure avuto un inizio di pandemia, quindi per carità. Comunque immaginatevi un cinese che parla francese malvagio. Come ve lo immaginate? Col pizzetto, ve lo immaginate, col kimono, ah, benvenuta, ma dojo. Se ve lo immaginate così, siete razzisti, perché il dojo, tra l'altro, è giapponese, quindi avete sbagliato. Comunque, franco cinese malvagio, che dopo un po' mi fa, senti, visto che sei l'unico italiano, vai fuori a tirare dentro potenziali clienti, perché era una zona molto trafficata, ci passeggiavano un sacco di persone. Io lavoravo in centro a Parigi, pensate, lavoravo davanti a Notre Dame, che per i più giovani di voi era una cattedrale, simbolo del cristianesimo, che ci manca tantissimo, mi pare. Non passa giorno senza che pensiamo a Notre Dame. E comunque stavo veramente là davanti, e quindi diceva, vai fuori e attira dentro i clienti facendoli credere che questo posto è italiano. E io, tralasciando l'eticità della frase appena pronunciata, ho detto, vado prontamente, ci mancherebbe altro. E quindi stavo fuori a fare, senti, ma perché non vieni a cena qua? E le persone facevano giustamente, guarda, sono le 3 di pomeriggio, sono appena uscito dal tuo stesso ristorante, forse dammi un'ora per passeggiare e poi magari torno. Ok, scusa, sono confuso. Stavo dicendo, ancora non sapevo fare il cameriere bene come adesso. Se non che, dopo un po', è tornato fuori il proprietario. Ah, bienvenuto, malvagio. E mi fa, senti, non sono soddisfatto da come stai tirando dentro i clienti. Secondo me dovresti essere più italiano di così. E io ho detto, guarda, non c'è altro. Non so cosa ti aspetto. Lui fa, no, dai, lo sai. Ho detto, no, guarda, non lo so. Mi fa, no, si è capito, più italiano di così. Dovresti fare tipo, buongiorno, pasta pesto, pasta bolognese, che buono, che bello, spaghetti sugo. E ho fatto, oh, se mi dai più soldi lo faccio. E lui non me li ha dati, perché è franco, cinese, malvagio. E però ci ho pensato un po' a questa cosa. Io non mi sono offeso della sua rappresentazione degli italiani in quel modo così stereotipato. Io non mi sono offeso per niente di come lui vedeva gli italiani. E io vi giuro che lui, per fare l'italiano, faceva il saltello. Buongiorno,
pasta pesto, pasta bolognese. Io ho detto, guarda, forse così parlano in Val d'Aosta, non so, non ho mai visto un italiano fare questo, non sono mai stato in Val d'Aosta, quindi per esclusione lì saltano quando parlano, perché altrimenti non so dove hai preso questa informazione specifica sulla glottologia, vabbè. E, però non mi sono offeso, cioè semplicemente non l'ho fatto, lui mi ha dato più soldi e non mi sono offeso. E ci ho pensato un po' a sta cosa. Secondo me, a noi italiani, degli stereotipi, non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente, perché gli stereotipi sugli italiani all'estero sono tutti negativi e noi viviamo in un'epoca dove tutti si offendono per tutto e noi non ci offendiamo per nessuno degli stereotipi negativi che ci sono all'estero, ma sono tutti negativi. Non so se avete visto un film americano negli ultimi 100 anni. Vi è capitata sta cosa? Gli italiani sono tutti mafiosi, tutti, e a noi questa cosa ci piace molto. Per qualche motivo sentiamo una cosa tipo d'orgoglio, andiamo in giro per il mondo, tu 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 tu. Oh, scusate, è la suoneria. Sì, pronto. Sì, la musica della mafia, ho scelto questa musica per rappresentarmi nel mondo. Certo. Non so perché, lo sapete chi è l'italiano più famoso del mondo? L'italiano più famoso in tutto il mondo, l'italiano più conosciuto del mondo? È Super Mario. Questa non è neanche una battuta, l'italiano più conosciuto del mondo, se chiedono nel mondo who's the most famous Italian, dicono Super Mario, che è un idraulico, a parte è un videogioco, quindi italiano italiano, ma Super Mario, dove le paga le tasse? Pensiamoci, perché poi se fa presto tutti quanti. Però forse effettivamente se non paga le tasse questo lo renderebbe, vabbè, questa poi è facile, satira da due soldi, però effettivamente, cioè italiano o degli... Cioè, Ius Soli o Ius Sangue, vabbè. Comunque Super Mario è un nano idraulico coi baffi che salta e dice mamma mia! E a noi Super Mario ci piace tantissimo, noi siamo felicissimi. Super Mario è un grande, salta, è un grande. Questo fa Super Mario, è il nostro mito. Il nostro rappresentante nel mondo è uno che salta, basta. Preme un solo tasto e avanti. Finito il più grande capolavoro della storia dei videogiochi. Con un po' di impegno. Comunque. C'è effettivamente uno stereotipo positivo sugli italiani all'estero. Chi lo sa qual è? Cibo non è uno stereotipo. Sesso. Perché... Sesso. Sesso, è vero. Dicono che siamo bravi a letto. Dicono the Italian stallion. Ora, detto fra noi, perché non lo sappiamo. Però è l'unico positivo che abbiamo, ce lo prendiamo. Ce lo prendiamo, ce n'è uno solo, ce lo prendiamo. Però in realtà pure lo stereotipo di The Italian Stallion, che sembra positivo, se lo analizzi bene, è un po' un'arma a doppio taglio, come tutti gli stereotipi, poi in realtà ti frega sempre, perché magari tu incontri un'estate, c'è cioè una turista americana, viene in Italia, ti vede e pensa, ah, maybe The Italian Stallion. E tu fai, yes, of course. Sono io, guarda che stallion. Che ti serve? E quindi poi magari ci fai l'amore. E solo che poi devi essere The Italian Stallion. E mica possiamo tutti essere sempre The Italian Stallion. Magari io una volta volevo essere The Italian Pony. Una cosa più dolce, capito? Non puoi, perché è l'unico stereotipo positivo che abbiamo. Non puoi essere tu lo stronzo che lo rovina per tutti gli altri. Quindi, se fai l'amore con una ragazza straniera, tutto il tempo pensi, devo farlo per la mia patria! Sei tesissimo, ti dai il ritmo con l'inno di Mamelli. L'Italia chiamò, sì! È piaciuto! E non è bello fare l'amore così. E me ne sono accorto di subire questo stereotipo positivo. Un po' di tempo fa stavo facendo uno spettacolo in inglese a Roma, in un locale, se ci volete andare, si chiama Yellow Bar, che è un pub che sta a Stazione Termini, già posto molto esclusivo. Sotto questo ostello c'è sto pub dove ci vengono dall'Australia e dall'America australiani e americani per pippare cocaina e scopare tra di loro. Non fanno altro, è tipo il pacchetto vacanze che acquistano in agenzia. Qua puoi fare l'amore con persone della tua stessa nazione e pippare cocaina, che comunque lo potevi fare pure a Sydney e a New York, però io non giudico le vacanze culturali delle persone. Allora, io avevo fatto uno spettacolo là in inglese e a fine spettacolo stavo parlando con una ragazza americana e dopo un po' le dico, senti, ma ti va se andiamo in un altro locale? Perché ci volevo fare l'amore, però non essendo né australiano né americano non ero autorizzato ad
dalle agenzie di viaggio internazionali a farci l'amore, là però mi ho detto guarda, vedi che fuori da sto locale c'è Roma e lì sono autorizzato dalla convenzione di Ginevra a fare l'amore con te. E lei mi ha detto no, actually I'm here in Rome on holiday with my friend and we were wondering if you wanted to have a threesome. Mi ha proposto una cosa a tre e io ho detto mamma mia, perché non so che vita facciate qua a Milano, però a me mai mi era successo che mi proponessero così una cosa a tre, e quindi proprio accettato, sì certo volentieri, un po' ubriaco, tutto contento, andiamo. Quindi mentre andiamo verso l'albergo dove stava la sua amica, nella mia testa davo il 5 agli amici del liceo, cioè perché sono quei momenti e dici ah lo sapevo che eri un campione, sì tu ci hai sempre creduto, tutto nella mia testa. Ho anche scritto a mio padre su WhatsApp, non ne vado fiero, però ero ubriaco, gli ho scritto, però visto che comunque a mio padre non è che gli volevo scrivere lo scopo, gli ho scritto oggi divento un uomo ermetico, ungarettiano se volete. E lui quando ha letto il messaggio la mattina dopo mi ha risposto hai trovato un lavoro vero? No papà, il contrario, non ha colto la grandezza mio padre. Comunque mentre andiamo verso l'albergo dove sta questa amica, io comincio a pensare come si fa una cosa a tre, perché io non l'ho mai fatta, quindi non ho idea di come si faccia, solo che visto che è l'unico stereotipo positivo che abbiamo, bravi a letto, non puoi esitare quando fai l'amore con delle ragazze straniere, devi essere preparato, e quindi comincia a nervosirmi e dico oddio, non posso rovinare l'unico stereotipo sugli italiani io stasera, dai Daniele, pensa cosa farebbe Dante Alighieri, che ti devi fare ai più grandi italiani di tutti. E quindi penso e provo a pensare all'unica cosa a tre che ho visto in vita mia, che ovviamente l'ho vista in un porno, che non è che ti imbatti in tre persone che fanno l'amore quando cammini, li vedi e fai oh, uno, due, tre, guarda che bravi, ti segni tutto su un taccuino, non succede quasi mai, a qualcuno sarà capitato, ma dubito che se qualcuno in questa stanza è capitato di imbattersi, alzi la mano e venga a raccontare la storia perché voglio sapere. No, comunque, quindi l'unica cosa che ho visto in vita mia effettivamente era in questo porno. Il problema era che questo porno, com'era? Vi devo descrivere un attimo un video porno, cercherò di farlo nel modo meno volgare possibile, venitemi dietro, serve ai fini del prezzo. È così, non stiamo mica a fare cabaret. Allora, l'attore faceva l'amore, perché sono professionisti e trovano piacere in questa cosa per noi, bravissimi. Faceva l'amore con una delle due attrici nella posizione che gli americani chiamano doggy style, mentre noi diciamo pecorina, che sempre regno animale, sempre animali quadrupedi e ci mancherebbe altro, però loro cane noi pecora, questo culturalmente è interessante. Varrebbe la pena scriverci un saggio se qualcuno fa quel tipo di studi, come mai cane, pecora, il miglior amico dell'uomo, la pecora, vabbè. Pensiamoci, la nostra è la tradizione sarda, loro invece, cioè qual è peggio per la donna? Questo voglio sapere. Il cane o la pecora è più offensivo per la donna? Questo dovremmo chiederci tutti quanti in un'altra sede. E fin qui ci siamo tutti adulti, doggy style lo conosciamo. Il problema è che l'altra attrice si trovava sulle spalle dell'attore contemporaneamente con le gambe divaricate, così che lui le potesse praticare un cunnilingus, termine questo internazionale che suona male in tutti i continenti. Non so perché, insomma, siamo atterrati su cunnilingus, una parola molto brutta per un'attività molto bella. Questo è quello che abbiamo. Ora, io questa cosa non la posso fare, ma la muscolatura che ti serve, la coordinazione occhio, lingua, pene che devi avere per fare l'amore in questo modo contemporaneamente, ma non esiste nel mondo, cioè devi essere un atleta mondiale, forse un olimpionico può fare questo. Infatti l'attore era una branda, era un toro, cioè muscolosissimo, si vedeva che proprio si era allenato. Volete sapere se l'attore era nero? Non ve lo dico, perché non è importante finire il pezzo. Non stiamo facendo cabaret. Ora, quindi inizio a sudare freddo, perché io questa cosa non la posso fare, ma pure qua per alzare in mano, se c'è qualcuno che pensa di poter fare quell'atto sessuale, me lo dica e venga qua a farci vedere, perché è sicuramente più interessante di me che parlo. E comincio a sudare freddo, perché l'unico stereotipo positivo che abbiamo, e penso, porca miseria, mo vuoi vedere che lo rovino io, pensa Daniele, pensa, cosa farebbe Giacomo Leopardi? Noto Pussy Destroyer.
alla fine trovo questa soluzione. Allora, io mi sarei sdraiato, che già lo so fare. Nella vita ci dobbiamo dare obiettivi raggiungibili. Step 1, ce l'ho. Mi sarei sdraiato. Una delle due ragazze si sarebbe messa sopra di me nella posizione che gli americani chiamano cowgirl, mentre noi diciamo sopra. Non so se per pigrizia linguistica nostra o loro che ancora scomodare il regno animale, però la diciamo sopra. L'altra ragazza si sarebbe seduta sulla mia faccia, così che io ne avessi potuto praticare un cunnilingus, termine internazionale, abbiamo detto. E così, tra l'altro, le ragazze si sarebbero potute baciare. Non era obbligatorio che si baciassero, ma era la mia immaginazione, quindi perché no? E poi così, baciandosi, avrebbero formato una struttura, diciamo, piramidale, che mi garantiva una solidità strutturale di cui essere orgoglioso. Grazie. La solidità millenaria delle piramidi. Ma stiamo scherzando. Anche un omaggio Daft Punk volendo. Insomma, ero contento della mia soluzione, quindi tutto contento vado verso l'albergo cantando Harder, Better, Faster, Stronger. Pensando anche stavolta allo stereotipo e santo. Arrivo in albergo, entriamo nella stanza e ci sta un tizio. E gli faccio, zio, vedi che hai sbagliato stanza. E la ragazza fa, no, that's my friend. E io dico, mamma mia. Perché friend in inglese non c'ha genere, cioè non è tipo amico o amica. Quindi quando lei mi aveva detto threesome with my friend, io pensavo, vale, l'ho letto con due donne, sì. E invece no, questi erano un ragazzo e una ragazza americani che erano venuti in Italia e volevano fare una cosa a tre. Ora, io non la volevo fare questa cosa a tre, perché una volta a 20 anni mi è capitato di fare una cosa a tre di un uomo e una donna, e per la mia esperienza è tanto lavoro per poco divertimento. Nel senso, per me almeno, è una cosa che io avevo fatto a 20 anni, perché essendo maschio mi ci sono ritrovato, perché tutti gli uomini della tua vita, quando sei maschio, da quando sei bambino, ti dicono tu per la fica ci devi essere sempre! E quindi tu, se c'è da scopare, subito sono pronto a morire per la fica! Ci mancherebbe altro, c'è da scopare subito, andiamo! E quindi andavo a fare cose che magari non volevi fare, perché pensi, oddio, se no che maschio sono se non scopo ogni volta che posso. Bello zaino, un fardello che ti porti dietro. Non è facile essere maschi eterosessuali, questo volevo dire a bassa voce. Cioè, che devi scopare sempre un incubo, vabbè. Comunque, non è questo il punto che penso. Non lo volevo fare, perché a 20 anni, ecco, mi è capitato di fare questa cosa. Per quanta fantasia tu abbia, due uomini e una donna che fanno l'amore contemporaneamente, finisce sempre che tu stai da un lato di una persona a fare sesso con mezzo busto, e qui c'è un tizio che fa sesso con l'altro mezzo busto. E te stai là e fai ragioniere. E non è. Poi così ti si forma una struttura tipo Tower Bridge di Londra, che non ha nulla a che vedere con le millenarie piramidi egizie. Quindi non lo volevo fare, però è l'unico stereotipo positivo che abbiamo. Ho detto, vabbè, dai, lo facciamo per la patria, per Giulio Cesare. E quindi vabbè, inizio a parlare con questo ragazzo e questa ragazza, e dopo un paio di minuti capisco che il ragazzo in questione era gay. Non sto giudicando, però avete presente, certi uomini ci vanno un minuto e capisci, cioè ci vanno e fai, ah ok, vedo. Vabbè, lo dico. Quindi volevano che fossi io quello in mezzo, cioè io piegato su di lei praticandole un cunnilingus, termine internazionale, però lui dietro doggy style, che in italiano diciamo pecorina, però non so se forse con due uomini si dice pecorino, che a Roma il pecorino è un'altra cosa, lo mettiamo sulla matriciana. Ora, io non sono gay e quindi questa cosa non la volevo fare, perché ho sta teoria che per andare a letto con un uomo un po' ti deve andare, un po' lo devo dire, e io non sono gay e quindi non lo volevo fare. Però è l'unico stereotipo positivo che abbiamo.